write 20 songs about you. Ciao amici, buongiorno, benvenuti o bentornati a un nuovo vlog. Ho deciso di iniziare questo video praticamente ora, in questo preciso momento. Stavo mettendo a posto la telecamera per metterla in borsa e ho deciso, ma perché no, perché non condividere con voi questa esperienza oggi. Sto andando a Tropea, sto andando a trovare mia cugina e sto andando a scoprire un pochino la città con i miei genitori e i miei familiari, semplicemente perché non ho mai visto sinceramente Tropea in estate. L'ho sempre vista in inverno perché ovviamente ci sono meno persone e ho pensato perché non portarvi con me. Vi mostro un pochino che cosa faccio, vi porto nelle mie giornate come al solito, come in tutti i miei vlog, e vi mostro anche che cosa mi sto portando. Perdonate il caos, perdonate la luce, perdonate i rumori di fuori, come al solito mi trovo in Calabria in una casa comunque abbastanza vecchiotta, la luce non è perfetta, l'audio non è perfetto, però noi ci accontentiamo. Prima di mostrarvi il tutto ci tengo a fare un pochino il quadro della situazione, mi trovo vicino Reggio Calabria e di conseguenza per andare a Tropea ci vogliono più o meno 2 orette. E mi porterò un po' di roba dal momento che staremo là tutta la giornata. Andremo sia al mare, quindi mi porterò il costume, ma vedremo anche, mi sembra, 2 posti, Tropea e mi sembra Pizzo probabilmente. Comunque mi porto diversi outfit, uno perché voglio fare alcune foto per Instagram e 2 perché si muore di caldo, non voglio puzzare e quindi mi voglio cambiare ogni praticamente 2-3 ore. E questo è l'outfit da macchina che sto mettendo e anche per andare in giro, è molto molto comodo. Questa gonnellina carinissima che ho comprato pochi giorni fa da Stradivarius è fantastica perché è praticamente una tuta. Presa particolare semplicemente da questo spacchetto molto trendy al momento. Questa camicia che è una camicia di lino, tanto per cambiare, di M&S che ho preso a Londra. E come ciabattine sto indossando semplicemente le flip flop perché andremo al mare. Mi porterò anche un altro paio di scarpe sempre basse, sandali però un pochino più eleganti. E quello che mi porto in borsa sono ovviamente il costume, questo che vi mostro sempre. Poi penso che mi porterò questo blazer corto, con le maniche corte un po' anni 80, che mi porto semplicemente perché penso ci stia benissimo con il marrone della gonnellina e anche con la borsa che mi porterò. Questa è la borsa che mi porto, cioè la Simil Bottega di Looks Like Summer, di colore marrone, non so se si vede dalla telecamera. Ovviamente crema solare, adesso mi prendo anche quella per il viso, anche se sono truccata, la riapplico nel caso in cui vado al mare. Fazzoletti, questo è il libro che sto leggendo da aprile, non riesco veramente a entrare nella mentalità della lettura quest'anno. Queste sono le altre 2 cose che mi porterò probabilmente nel viaggio di ritorno, e una semplice magliettina di Zara e un pantalone lungo che ho da tantissimo tempo, elastici, mollettine, altri elastici, macchina fotografica, profumino. Questo è uno dei miei deodoranti preferiti quest'estate, è eccezionale, allo zenzero e bergamotto. Occhiali da sole, un altro paio di occhiali da sole. Questi sono di Jimmy Fallon, questi sono i Ray-Ban. Pochette dove metto, non lo so, la spazzola, i lipstick e cose del genere. Telefono, caricatore della macchina fotografica, caricatore del telefono. Giacchettino nel caso in cui senta freddo e probabilmente mi porto un'altra magliettina, ma ancora non ho deciso quale. Un'altra cosa che mi porto sono una bottiglia termica, questa è la classica 24 bottles, mantiene il calore e le cose fredde per 24 ore. E mi porto qualche tisanina fredda, in modo tale che se voglio bere e non bevo abbastanza, questo mi sprona sicuramente a bere. La mia tisana preferita fredda è questo tè freddo, matcha e limone, che ho preso da Castroni a Roma, eccezionale. E poi una semplice crema mani. Alla fine l'altra canottierina che mi porterò è il semplice body di Zara, che si può mettere anche senza reggiseno ed è comodissimo appunto da infilare ovunque. Cambio di programma, mi toglierò la gonna e mi metterò i pantaloni lunghi semplicemente perché in macchina c'è l'aria condizionata bella forte.
Perdonate tutto questo, perdonate il rumore fuori e la mia faccia, anzi io devo smettere di dire perdonate e devo iniziare a dire grazie, perché mi sembra che a volte non faccio altro che scusarmi con voi per lo stato della stanza, per magari il rumore non perfetto o per il mio aspetto non completamente fatto, e devo smettere di fare questa cosa perché chiedere scusa è una cosa che faccio in continuazione e non penso sia sano, semplicemente perché voglio iniziare, invece di dire scusa, iniziare a dire grazie. Quindi in questo caso grazie ragazzi per seguirmi e per diciamo ascoltare la mia voce e consumare i miei contenuti nonostante la qualità del video non perfetta viste le circostanze in cui mi trovo al momento. Allora, perché vengo da voi oggi con questo aspetto e in questa situazione abbastanza, non so neanche cosa dire, perché vengo da voi dopo una sessione di pianto, dopo una notte quasi insonne e una crisi esistenziale? Perché semplicemente voglio essere realista con voi, voglio utilizzare questa piattaforma per condividere le mie esperienze positive o negative. La mia stessa agenda si chiama More or Less proprio perché volevo che fosse un posto dove condividere i propri alti e bassi. E il mio canale ovviamente voglio che sia la stessa identica cosa, le mie piattaforme. Sto facendo la mia skincare dopo una sessione di allenamento che mi fa sentire sempre 10.000 volte meglio. È un qualcosa che devo assolutamente priorizzare, no, mi sa che è in inglese, comunque devo dare la priorità appunto ad allenarmi, come dico sempre, almeno 10 minuti, 20 minuti al giorno, la mattina soprattutto perché mi fa sentire molto molto meglio. La mia faccia è rossa tutte le volte che la tocco perché è molto sensibile e inoltre ho un sacco di piccoli spot dovuti allo stress legato al fatto che in questo periodo mi sento molto confusa, come vi ho già detto in probabilmente gli ultimi 10 vlog, semplicemente perché sono senza casa, non so quello che devo fare, non so come sarà la situazione Covid, insomma una situazione che penso condividiamo un po' tutti. Mi sono fatta il mio caffè, l'ho messo in una tazza diversa, in un bicchiere di vino in realtà, semplicemente per cambiare, perché qui ho semplicemente una tazza ovviamente e volevo cambiare le cose, quindi ho fatto il mio caffè latte al ghiaccio in una tazza di vino e devo dire mi sento molto fica quando lo bevo. Se ci sono dei prodotti che sto amando, dei sieri che sto amando in questo periodo estivo, mamma mia che faccia, non lo posso vedere, sono sicuramente comunque questo siero riparatore post sole di Nuori, che applico soprattutto al mattino o dopo il sole, quindi dopo essere andata al mare, e questo siero splendido, anti pollution e con i probiotici di Sensory Plus, che amo con tutta me stessa e che applico soprattutto quando la pelle è un pochino più acneica o la sera. Come crema viso sto amando questa, che è quasi questo tubetto, che è praticamente quasi come un dentifricio, di Typology Paris, che è appunto una crema idratante per pelli acneiche, quindi leggermente mattificante, perfetta soprattutto per questo periodo dell'anno. E infine vado a utilizzare la SPF, questa è la mia preferita soprattutto da utilizzare in estate, di La Roche-Posay 50+, che applico su tutta la faccia, sotto gli occhi, anche appunto nel contorno occhi, e sul décolleté, che si tende sempre a dimenticare. Mi sto spostando perché c'è veramente troppo troppo rumore, mentre attendo che la SPF si assorba per bene in modo tale da poter procedere con un pochino di make up solo per sentirmi meglio. Spero che il rumore non sia così forte come prima, perché mi sono spostata un pochino più all'interno dalle finestre e in corridoio. Ci tenevo a parlarvi di ciò che mi sta aiutando in questo periodo così incerto. Ho ricominciato a fare il journaling, sapete quanto sia importante e quanto io dica che sia importante su YouTube da almeno 3 anni il journaling, ossia la pratica di scrivere per se stessi in un diario, in un quaderno, in un'agenda,
come ci si sente in quel determinato periodo, che cosa si vuole raggiungere in quel determinato periodo della propria vita e un pochino cercare di entrare a contatto con il proprio sé, con se stessi per migliorarsi oppure per capire come ci sentiamo veramente, perché ovviamente soprattutto in questo periodo di Covid, siamo così tanto bombardati da così tante informazioni anche riguardo a ciò che sta succedendo nel mondo, perché sta succedendo di tutto nel mondo, che a volte, quindi dopo aver interrotto per quasi 2 mesi, giugno e luglio, la pratica del journaling, adesso sto ricominciando a farla e mi sto rendendo conto quanto sia triste, quanto in realtà mi senta confusa e insicura riguardo il futuro e, come vi ho già detto in qualche altro vlog, e di conseguenza ci tenevo appunto a parlarvi di questo perché diciamo che sono stata completamente onesta con me stessa nello scrivere come mi sentivo, quindi è importante anche essere completamente onesti con se stessi, perché a volte si tende anche a nascondere ciò che sentiamo non solo agli altri ma anche a noi stessi. E dopo aver scritto 1 o 2 pagine di come mi sentivo, ho evidenziato appunto i vari sentimenti, le varie sensazioni che sentivo, e per ognuna ho cercato di trovare una motivazione. Mi sento così perché, mi sento in questo modo perché, mi sento confusa perché, mi sento triste perché, mi sento irritabile perché, eccetera eccetera. Quindi ho scritto il problema, ho trovato la causa del problema e poi a fianco alla causa del problema ho scritto qual è quel piccolo step, quella micro abitudine che posso fare quotidianamente o settimanalmente per risolvere appunto quel determinato problema. Quindi problema, causa, soluzione. E poi dalla soluzione trovare delle micro soluzioni da diffondere nel corso della settimana, del mese o della giornata per sentirci meglio. Ed è così che si costruiscono veramente le abitudini e si migliora. Questa è una cosa che ho sempre fatto nei miei periodi più bui e che sto cercando di fare anche adesso. Per esempio, una cosa che sto condividendo spesso con voi è: mi sento confusa e non so come si dice, non mi sento grounded, in inglese si dice non mi sento coi piedi per terra, mi sento con la testa per aria, ecco. Il motivo per cui mi sento così è perché non so che cosa fare della mia vita e soprattutto non so dove andare a vivere, non ho una casa, mi sembra di non avere una casa, di vagabondare da un posto all'altro. E di conseguenza l'unica soluzione è trovare una casa. E dopo aver trovato ciò che risolverebbe, tra virgolette, questa mia determinata sensazione, quello che faccio è domandarmi cosa posso fare per trovare una casa. L'unica cosa che posso fare per trovare una casa è ricercare, chiedere ad amici, parenti, amici di amici o andare online e trovare una casa, prenotare per settembre, quando riapriranno tutte le agenzie immobiliari, delle visite, valutare l'alloggio in base ovviamente al prezzo, alla qualità, alla posizione, eccetera eccetera, e poi affittare questa benedetta casa. Altre 2 cose che mi sono venute in mente in questo preciso momento mentre facevo il make up. La prima è sicuramente il fatto che ogni cosa che sentiamo è valida, quindi i nostri sentimenti, le nostre emozioni sono valide, specialmente in adolescenza. Io per tanto tempo ho, diciamo, in qualche modo svalutato come mi sentivo, semplicemente perché non volevo mostrarmi ingrata di quello che avevo. La mia famiglia è felice, ho sempre avuto un tetto sopra la testa e niente, sono sempre stata comunque amata e supportata, però c'erano dei periodi, non ho avuto un'adolescenza proprio super felice, in alcuni periodi a causa di problemi di salute comunque c'erano dei periodi in cui stavo giù di morale, però uno non lo dicevo a nessuno perché non volevo sembrare appunto ingrata, 2 non lo volevo dire a nessuno semplicemente perché non volevo disturbare gli altri con i miei problemi, e 3 non lo volevo dire a nessuno, e 3 non lo dicevo a nessuno semplicemente perché ho la concezione che
come ovvio che sia, c'è sempre gente che sta peggio di noi. Quindi pensavo, perché mi lamento di queste cose? C'è sicuramente gente che sta molto peggio di me e di conseguenza le mie emozioni sono frivole, i miei sentimenti non sono così importanti per essere ascoltati. E quindi lasciavo correre, cosa assolutamente sbagliata. E soprattutto non è facile quando si hanno magari delle persone nella propria vita, dei membri della famiglia, degli amici o in generale delle persone che frequentiamo che ci dicono, quando ci sentiamo giù, semplicemente fatela passare, stai tranquilla, cioè non c'è niente di cui preoccuparsi, fatti una dormita, fatti una doccia e vedrai che passerà tutto. Cosa da un lato vera, perché una doccia o una dormita ci permette di mettere in prospettiva le cose e di uscire magari da un circolo vizioso in cui la nostra mente è entrata, ma allo stesso tempo svaluta appunto i nostri sentimenti. Quindi quello che sto cercando di imparare a fare ultimamente è di dare valore ai miei sentimenti, dire io mi sento così, rispetta chiunque tu sia o parlando con se stessi, rispetta come mi sento in questo momento, questo è come mi sento. Questo non significa adesso adotterò un atteggiamento vittimistico nei confronti della mia condizione, però questo è come mi sento, cercherò in tutti i modi di sentirmi meglio, ma in questo momento mi sento così e merito di sentirmi in questo modo, ecco. Non so assolutamente se quello che sto dicendo ha un senso, perché sto veramente vomitando i miei pensieri a voi e sto semplicemente parlando come se parlassi appunto a un'amica. Però se vi interessa l'argomento, ovviamente senza rumore, in una zona più tranquilla, in un setup più carino, potremo approfondire l'argomento se volete, magari in un altro video sit down più dedicato al tema. Quindi ovviamente lasciate sotto nei commenti le vostre opinioni, i vostri giudizi riguardo l'argomento, le vostre esperienze se vi va, e parliamone, perché io sono sempre aperta a parlare di queste cose, perché penso che non se ne parli assolutamente abbastanza. Per avere un pochino più di pace e serenità dal caos, oggi devo assolutamente postare un video. Ne sono usciti 3 questa settimana, dal momento che la settimana del 15 agosto non ho pubblicato nessun video, quindi mi volevo riscattare questa settimana, quindi ve li lascio tutti qua sopra nella descrizione se siete curiosi di andarli a vedere. E poi ho lasciato per 2 settimane i preset e devo assolutamente lavorarci, perché appunto voglio metterli live, voglio metterli in vendita prima di settembre o le prime settimane di settembre, i primi giorni di settembre. E quindi sì, starò praticamente al computer finché non torneranno i miei dal mare e mangeremo insieme. E poi oggi pomeriggio starò con le mie cugine che vengono a trovarci dopo 7 mesi che non ci vediamo. Quando voglio completo relax e concentrazione mi metto sempre le cuffie noise cancelling per essere completamente isolata dal mondo. Vado su Spotify o su YouTube e cerco una work study music, focus music, quindi musica rilassante senza ovviamente lyrics, che mi motivi, quindi magari con un po' di beats, oppure che mi rilassi, quindi un pochino più jazz, oppure semplicemente i rumori della natura, per focalizzarmi al meglio ed entrare nella zone, come si dice.
I'm done.